Il vino toscano è qualità, ricerca, attenzione all'ambiente e anche sentimento. Sentimento che ha guidato l'ex calciatore di Fiorentina e Chievo Dario Dainelli nella sua scelta di dar vita a una cantina che porta il suo cognome tra Cerreto Guidi e l'Isola del Giglio, tra vigneti terrazzati a picco sul mare, là dove la viticoltura è davvero eroica. Un'esperienza che Dainelli ha raccontato a Prima Anteprima a Firenze, l'evento che inaugura ufficialmente la Wine Week Toscana. Io sono di campagna, abito e arrivo da un paesino di 300 abitanti e la passione per la terra e per l'agricoltura in genere c'è sempre stata. E quando con mia moglie cercavamo una casa per fare famiglia, ho trovato questa che è a Cerreto Guidi, dove abito attualmente, che avevo già in essere dei vigneti, e da lì con la passione che comunque avevo per il vino mi è nata anche l'idea di poterlo produrre. Vino che ha sentimento ma anche economia ed identità, rafforzamento del brand Toscana e Italia. È attraverso l'export del vino che l'agroalimentare toscana recita un ruolo da protagonista a livello nazionale. Il Made in Italy dei nostri prodotti della terra, a partire dal vino, sta diventando un valore forte nella crescita del prodotto interno lordo del nostro paese. Da Firenze parte dunque lo spazio al racconto e dalla conoscenza delle produzioni vitivinicole dei consorzi, dal Chianti al Chianti Classico, fino a Nobile e Vernaccia, che si presenteranno nei territori di produzione per concludere con le piccole denominazioni toscane riunite il prossimo 17 febbraio nell'evento L'Altra Toscana al Palazzo degli Affari di Firenze. Tanti eventi anche nei territori d'origine per collegare sempre più fortemente il vino al turismo, all'accoglienza e per promuovere quindi non solo un prodotto di grande qualità che se ne dica in questi giorni, ma anche per promuovere il territorio, le sue bellezze e i suoi valori. Valori del vino toscano legati a doppio nodo anche nel rispetto dell'ambiente e della terra. Il vino bio è un po' la cifra delle 10.600 imprese del settore vinicolo iscritte nelle Camere di Commercio, 4.500 di queste aziende lo fanno a titolo esclusivamente principale come attività e veramente lo fanno in chiave di sostenibilità, in chiave bio. Quindi questa è un'ulteriore risorsa, un'ulteriore qualificazione del vino che ne consente un apprezzamento, direi, molto molto importante, come ci confortano i dati, sui mercati del mondo, anche su quelli più esigenti. Per il vino Made in Tasca nel 2022 è stata un'annata da record, almeno dal punto di vista degli incassi riferibili all'export delle DOP. Le stime parlano di oltre 690 milioni di euro, più il 7%. La produzione toscana è sempre al top per quanto riguarda sia le produzioni di qualità, quindi sia DOP che IGP, e infatti è tra le prime sia per volume che per valore, rappresenta l'8% del volume di DOP imbottigliate e l'11% del valore, quindi significa che mediamente il vino toscano, come dire, ha un prezzo più alto rispetto alla media nazionale. Nel corso di Prima Anteprima a Firenze è stato poi analizzato il rapporto tra vino, turismo ed esperienza, aspetti che vedono la Toscana primeggiare a livello nazionale. Gli italiani desiderano prevalentemente fare turismo enogastronomico in Italia, ma l'Italia è la meta enogastronomica più desiderata al mondo e quando facciamo le ricerche a livello internazionale l'unica regione che viene citata è la Toscana. Quando si vende una bottiglia, quando si assaggia un bicchiere di vino toscano, si sperimenta l'identità toscana, la storia, il paesaggio, la cultura, il modo di vivere anche della contemporaneità e dell'innovazione che infine è contenuta in tante produzioni, in tante bottiglie che si porta dentro la storia ma la proietta nel futuro.